Premio Past President, vuole introdurre? Past President, come voi sapete, è una cosa che tra 30 anni darete a me questo riconoscimento. Vuol dire essere stati alla guida dell'associazione, più o meno per qualche anno, nell'arco di questi 30. L'associazione è cambiata molto, da allora ad oggi. Oggi noi siamo in Confindustria, siamo organizzati, siamo strutturati, cioè abbiamo la bellezza di un dipendente, un telefono. Un tempo non c'era neanche questo. Però i pionieri vanno almeno ricordati. E allora la gogna di venire qua ai miei predecessori è una scelta che ho voluto fare e che a cui sottopongo volentieri ciascuno di loro. Allora, Patrizia Antonicelli, premio Past President, Patrizia Antonicelli, Mariangela Moneta, Guido Bellodi, un applauso per questi presidenti. I primi tre non ci sono. Cesare Balli, Adriana Maveglia, Franco Guzzi, Furio Garbagnati. I presidenti presenti possono venire a ritirare il premio. Alcuni, prego. Alcuni di loro non ci sono, naturalmente. Patrizia Antonicelli è allora, a Las Vegas o giù di lì, no? Solo due. Sono in California addirittura. Allora, ecco, ne abbiamo raccolti quattro. Due con i capelli bianchi. Sì. Uno con i capelli grigi e una bella signora. Prego. La signora si chiama? Maveglia, eccola qui. Valli. Maveglia, una foto. Grazie, un applauso. Sono quattro benvenuti, amici. Congratulazioni. A te niente. A te, ti diamo quello di prima. Sono quattro amici che conoscete bene tutti. Conoscete bene tutti. Rappresentano quattro multinazionali, però insomma, vabbè. Questo non significa che siamo un'associazione multinazionale, però io per esempio sono di provincia, sono uno di provincia, però siete italiani e lo dico perché siamo pluralisti, perché abbiamo i medi, i piccoli, i grandi, i grandissimi e quindi non so voi che cosa possiate essere considerati, però certamente sono soprattutto degli amici e a me fa piacere averli presentati qui stasera. Mi fa piacere rivedere Cesare Valli in particolare, numero uno di Ilan Norton in Italia, senza far torto agli altri tre, è un ritorno di un amico tra vecchi amici che non si sono poi in fondo mai lasciati e abbiamo un po' nostalgia delle sue polemiche, magari un giorno tornerà ad animare i nostri dibattiti. Ecco, bravi, complimenti, avete grazie. Avuto il vostro premio, arrivederci. Grazie mille, grazie.